tempo che dedichiamo alla spesa, agli acquisti, è davvero impressionante. Che dobbiamo o vogliamo dedicare? Io voglio scegliere il meglio tra tanto. E devo ammettere che qui posso trovare tutto. E risparmiare anche tempo. O essere libera di godermelo. Se penso alla grande, vado sicura e carica di qualità. E qui il tanto non costa tanto. Iper la grande I. Sono qui oggi con Vincenzo Cimino, maestro pizzaiolo napoletano, per parlare di pizza. E soprattutto quale pizza? Facciamo la pizza fritta, Cristina. Innanzitutto volevo ringraziarti per avermi invitato di nuovo in questa bellissima trasmissione. Facciamo proprio, evidenziamo la pizza fritta dello street food napoletano. Quindi proprio il massimo. Sì, lo so. Ma per avere un buon impasto di pizza, qual è il primo segreto che dobbiamo tenere presente? Ovviamente abbiamo la farina. Se non abbiamo una buona farina non riusciremo a fare un buon impasto. In questo caso abbiamo usato questa farina del Molino Naldoni, ha un doppio V basso. Quindi una farina, vedo, italica. Assolutamente sì, i grani sono totalmente italiani e come dicevo prima un doppio V basso in modo tale che si digerisca bene. Per chi non sa che cos'è il doppio V, praticamente è una farina molto leggera, poco glutine e riusciamo a fare un impasto diretto, cioè riesco a farlo riposare e utilizzarlo, quindi non ho bisogno di tantissime ore, ok? Assolutamente quindi, sì. Quindi, gli ingredienti per fare questa pizza cosa sono? Facciamo un mezzo chilo di farina, abbiamo fatto una ricetta piccola giusto per una pizza fatta in casa, un mezzo chilo di farina, qua quindi sì. 300 grammi di acqua, abbiamo messo 15 grammi di lievito di birra, 15 grammi di sale e 15 grammi di olio. Per cominciare a impastare con cosa si comincia? Io direi già di cominciare, ma così certo, vediamo certo, come certo. Si realizza. Si parte sempre dalla parte solita, quindi il lievito lo mettiamo nella farina. Dimmi, lo che io ti faccio l'assistente. Perfetto, faccio la comida, aiuto. Va benissimo, allora facciamo così, guarda, lo facciamo okay. Proprio in due. Io metto il lievito nella farina, mi aggiungi l'acqua man mano. Certo, vai. Io ecco. Di solito ne tengo sempre un po' indietro, perché non so se... Bene, io ti direi basta, vero? Così iniziamo. Ok. Ecco, in questo momento sai cosa sta succedendo all'interno di questo impasto, Cristina? Mm-hmm. Dimmi tutto. Le proteine che ci sono all'interno della farina si stanno intrecciando e stanno formando il glutine. Quindi la maglia glutinica in questo caso si forma proprio così, con l'acqua e l'azione meccanica, se abbiamo un'impastatrice, ma in questo caso la nostra azione meccanica sarà il brush. Quindi questo tipo di farina può andare bene anche proprio per essere lavorata a casa, perché non è eccessivamente elastica, quindi non è di difficile impegno anche nel momento in cui noi la andiamo a fare. Assolutamente. Quindi sì. Farina, acqua, lievito, quando ti aggiungo l'olio? Mettiamo prima il sale, guarda, fra okay, ancora un po' mettiamo il sale, ci aggiungiamo un pochino d'acqua, raccogliamo ancora un po' di farina. E poi dopo andiamo a metterci il sale. E come ultimo ingrediente l'olio. Sì, quindi l'ultimo ingrediente l'olio lo facciamo penetrare all'interno della maglia glutinica in modo tale che ci dà anche elasticità all'impasto e quella croccantezza fredda. Adesso si sta formando. Mm. Ovviamente siamo... Quindi più la lavoriamo più diventa elastica. Assolutamente sì. Mm. Io direi che ti posso aggiungere un po' di sale. Sì, assolutamente sì. Ok. Va benissimo. Se c'è anche un pochino d'acqua in modo tale che il sale si scioglie e si... va bene bene. Adesso me la porto sul banco, se me lo permetti, Cristina. Certo. Posso metterla sul banco? Lo vuoi aggiungere adesso o sul banco? Sì, no, lo aggiungiamo fra qualche secondo quando siamo sul banco, perché poi la apro. Ecco benissimo. Qua. Ecco qua. Ti chiedo un goccino di farina da metterlo subito. Qui guarda, a fianco. Apro. No, l'apriamo in diretta proprio. Certo, perfetto. Facciamo vedere che nel sacco c'è la farina, vero? Sì. Di solito, non è del filtro. Ok. Ecco qua, perfetto, guarda, mi ha aiutato anche a togliere un po' di...
Questo impasto, una volta che è stato tenuto, quindi va lavorato finché è bello liscio, e dobbiamo, come dobbiamo lavorarlo? Cioè lo faccio riposare? Sì, lo facciamo riposare in un ampoule, così per un'oretta, poi formiamo i panetti. Ti chiedo solo un altro po' di farina, Cristina, subito, così non mi attacco. Lo lasciamo riposare in questa ampollina di vetro che avevamo prima, in modo tale che inizia la fermentazione. Poi passiamo alla pezzatura, quindi facciamo questi panetti. Quindi, riepilogando velocemente per quelli che ci seguono, che giustamente devono sapere. Facciamo l'impasto. Una volta che è bello liscio si fa riposare un'oretta. Sì. A quel punto faccio i miei panetti a seconda di quanto li voglio fare grandi, direi. Perfetto, diamo una pezzatura. E una volta che ho fatto i panetti, li faccio nuovamente lievitare. Assolutamente sì, una doppia lievitazione. Prima quindi, impasto, lievitare, panetti, fare i panetti, lievitare. E poi passiamo alla preparazione della nostra pizza fritta. E naturalmente noi ci siamo già attrezzati, vero? Assolutamente sì, per i tempi... Vero? Per i tempi tecnici, guarda, è già liscia perché è una farina che ha poco glutine, riesce subito a raffinarsi. Guarda. Quindi non abbiamo fatto finta? No, no, assolutamente no. Sì, no. Adesso la lasciamo riposare. Guarda, per un po'. Pulisco il tagliere. Bello, grazie. Ti faccio questa, la vado a mettere a riposare. Perfetto. E io direi che possiamo già prendere un panetto riposato. Il panetto che ha già fatto il suo riposo, mi sembra. Perché naturalmente ci ha portato tutto. Questo lo andiamo a mettere a riposare. Bene. Che dici, prendo il panetto, Cristina, andiamo? Facciamo vedere come si fa questa pizzetta? Io, no, perché io la voglio mangiare la pizza. Cioè, vai, scusa, vai. Pizza fritta, allora street food subito, napoletano. Guarda, te la faccio subito. Io non sono timida nei confronti del cibo. Mi piace un gran bel po'. Guarda, c'è già l'olio pronto, che ci siamo quasi. Ma ci siamo quasi già organizzati. Quindi sono diventata un'esperta del fritto. Come ci proponi questa pizza fritta? Guarda, io farei un calzoncino proprio per fare il classico ripieno. Non so se hai visto quel film di Sofia Loren dove lei batte con sta farina e fa sta pizza fritta a mo' di ripieno. La facciamo cioè, uguale. Addirittura La replichiamo. Sì. Allora, questo qui è il calzone. Sì, adesso allora, facciamo un calzoncino. Si tira la pasta. Basta schiacciare, quindi l'aria dal centro passa e va sì, verso ma l'esterno. Ma qui è la maestria, cioè sei maestro pizzaiolo per un motivo ci sarà, perché diciamo, la pizza non va mai tirata al mattarello. Io, guarda, sono per no? Il mattarello faccio la sfoglia, la pizza mi piace tirarla a mano, quindi... Ah, beh no, mi dicevi che tiravi la pizza col mattarello. No, guarda, mi cade un mito. È una violenza a questo impasto. Ah, allora ho detto giusto, no? Perché sennò facevo proprio una figura meschina. Mi ero preparata la pizza tirata a mano. Allora, pomodoro mozzarella. Ci diamo un pelino di formaggio. Avevo visto in giro, Cristina, un po' di pepe in grani, guarda, lo vedo lì al tuo fianco, così ce lo mettiamo, ci spezzettiamo, sì, grande, spolverata. Poi diciamo che in questo caso usiamo un po' di prosciutto cotto, ma chi usa il salame, chi usa i cigoli napoletani, per chi ci ascolta adesso qualcuno mi dirà, Vincenzo, ma la pizza fritta viene fatta con i cigoli? Beh, viene fatta con i cigoli, ma anche col prosciutto cotto. Guarda, c'è un po' di mozzarella fuori. Sì. Adesso la chiudiamo a modo di pieno, quindi ci lasciamo sempre questo bordino, in modo tale che facciamo attaccare i due lembi d'impasto. Andiamo a fare il nostro calzoncino. Prima lo cerchiamo di far attaccare i due lembi, lo giriamo, poi dobbiamo dare qualche pugnetto così, guarda. Giusto per... sembra semplice, però ecco non so qua. Se poi è così semplice. No, ma è semplicissimo. No, scusa, che io attaccato... te lo dico, perché sennò ti rubano il mestiere, non ho capito, devi dire no, è impegnativo, è complicato. Vabbè, dai. Non ho capito, che mastro pizzaiolo devi... Diciamo che per le masserie deve essere semplice, perché devono fare una buona pizza fatta sei in casa. Sei proprio un bravo, sei un umile, allora sei un grande, sei un grande. Grazie, grazie Cristina. Adesso la passiamo a friggere. Vai. Allora, vai. Mentre io friggo... Io tu mi fai montanare, sono delle pizzette a mo' di triangolo, le abbiamo viste prima. Io ho paura però. Perché? Vai. Perché se mi si buca? Ma non si buca, no. Allora, ti posso insegnare un trucco? Dai, vai. Ti faccio vedere un trucco che per non farlo bucare. No, sicuramente, guarda, si mette prima da un lato e si lascia cadere così. Poi, okay. Il trucco per non farla bucare subito è mettere l'olio sulla parte dove non così non l'ha va fatto nell'olio. Lui, così la brutta figura se la faceva lui. Se si buca, voglio dire, brutta figura la faccio io, sì. Non ho capito. te l'ho detto apposta. Il trucco sta proprio qui, darci dell'olio sopra in modo tale che infatti, la cottura la vada qua. Facendo i seri, l'olio deve essere l'olio profondo, quindi sì, alto, assolutamente caldo, sì. E mentre si frigge bisogna sempre
dargli un po' d'olio. Questo, sì. Non solo con questo, ma anche quando si fanno i bomboloni, assolutamente, le graffie, le graffe, se vogliamo tornare nel napoletano, perché non sembra, ma fa molta differenza. È vero, vero? È vero, è vero, anche perché sennò sotto va avanti la cottura, perché e l'olio sopra rimane cruda. E sopra rimane cruda. Poi quando l'andiamo a girare, si può anche bucare. Quindi è meglio darci... Ecco, allora giralo te. Quando rimane a gallo, no, guarda, c'è anche un trucchetto per girare, guarda, questo non è che lo tengo qui per niente, mi serve per affondare questa pizza, con questa ci vado sotto, guarda, la giri così, voilà. E non si rompe. Cioè, io pensavo che tu mi facevi dei calzoncini, mignon, tipo finger food, da mangiare. Cioè, qui è il pranzo, la cena. Assolutamente, anche perché dopo lo assaggiamo, vogliamo tagliare. Ah, non ho capito, allora, sono venuta apposta. Nel frattempo mi faccio questi calzoncini che me li taglio. Dai, okay? Posso continuare, ti fidi? Assolutamente sì, te sei un professionista. Quindi adesso invece fai la montanara. Sì, faccio le montanare. Quindi il nostro panetto tondo che abbiamo fatto prima lo andiamo a dividere in quattro parti. Con un raschino oppure con una spatolina gli diamo, okay. Facciamo questi quattro triangolini semplici. E quindi li tiri sempre a mano? Sì, dopo li schiaccio leggermente perché questa è un po' come il bombolone. Prima hai fatto un ottimo esempio, perché questo ha bisogno che si gonfi un po', per poi dopo metterci sopra degli ingredienti. Sai cosa ci mettiamo su questi triangolini? Che sia? Ci mettiamo il ragù napoletano, quello che nelle domeniche profuma a Napoli nelle case. Perché dai, noi in Romagna... Tra caffè e ragù, il vostro ragù sì, è buonissimo. Sì, però è diverso, è un'altra cosa. Oh, qua sta esplodendo, si sta aprendo, che bello. Guarda. Spinge così, spinge. Dove c'è andato un po' di farina. Vincenzo mi fa morire. Ok. Ma io l'alzerei e la metterò ad asciugare, sì, ed è pronta. Ci siamo. Bella bionda, non mi tolgo il cappello, se no dicevo biondo come me i capelli, una volta. Vai, andiamo con il resto. Con i triangolini, guarda, ne facciamo due, Cristina, perché ti voglio fare due farciture. Uno. Vai. Uno voglio passa. Una voglio farla con il ragù napoletano e l'altra la voglio fare con la mortadella di Bologna. Siamo qui nella nostra regione. Quindi praticamente queste le friggiamo, poi le andiamo a farcire. A farcire, sì. Dopo farcire. Mi prendo un piattino, nel frattempo tu me le friggi. Uh-huh. Tempo che salgono a galla le... Guarda, io le disporrei qui, ne farei una e una. Ma assolutamente per far vedere. Sì. Ma sul... ecco, questo, questo è il ragù. Questo è il ragù napoletano. Un sughetto fatto di carne. Se l'hai portato da casa perché da casa, non si fidava da di casa. Me. No, assolutamente, perché ci vuole tempo. Infatti, no, assolutamente. Ci vuole tempo per fare questo ragù napoletano, sì. Allora, guarda, qui c'è del formaggio, formaggio, un qualche grana. Foglia di basilico, sì, un po' di granella di pistacchio. Della granella di pistacchie. Ci siamo, cosa dici? Ma guarda, sì, io ho proprio un'altra giratina per farle fare un po' più biondine. Ah, perché lui è un preciso, Quindi, voilà. Uh-huh. Ci siamo, mi ci sa. Siamo, ci siamo, credo, ci siamo. Che bello, adesso le asciughiamo un po'. Un attimo che te le passo così. Perfetto, puoi mettere anche qui, guarda che io le asciugo un po'. Guarda. Che bello, guarda qua, guarda qua. È un profumo, questo è un profumo. Vado con l'altra. Le asciughiamo un po' per togliere magari un po' di olio in eccesso, ma se l'impasto è lievitato bene, la maglia glutinica è chiuso, l'olio rimarrà solo sull'esterno e non andrà all'interno. Ecco qua. Inizio subito con quella con il ragù napoletano, semplice, Cristina. Ecco il nostro ragù caldo, ovviamente, questo è un pomodoro caldo. Viene posizionato, ma è una cosa semplice. Ok, proprio a dire... semplice, 3 ore di cottura. Ci mettiamo un po' di formaggio sopra. Ci mettiamo la nostra fogliolina di basilico. E se c'è un po' di pepe, a me piace il pepe. Io non so perché, ma piace il pepe. Pensavo peperoncino, invece pepe nero. Anche il peperoncino, però sul ragù napoletano il pepe nero, dai, permettimi. Sono d'accordo con te, ci sta meglio. Adesso sotto il consiglio del mio amico Mauro, mi diceva Vincenzo, mettiamoci prima un ciuffettino sotto, in modo tale che la mortadella si ferma. Ed ha ragione Mauro, la bella mortadella. Facciamo una rosellina, basta metterla nelle due dita, girarla intorno e si apre come se fosse una rosellina. Qui abbiamo una ricotta di bufala, farcita con formaggio e pepe. Viene fatta mousse, un po' di granella di pistacchio. Prego. Non ci scordiamo il pepe che io lo amo. Adesso vado col pepe. Grazie, io Cristina. Io sono la detta al pepe. Grazie, Cristina. Guarda, guarda. Insomma, in 2 minuti hai fatto una cosa bellissima. Ma sì, dai. Un prodotto, guarda, un prodottino. Il nostro calzone. Calzone fritto. E le due montanare. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo ottenuto un impasto con farina, lievito e acqua e sale. Sì. Soprattutto la qualità della materia prima che abbiamo utilizzato. Assolutamente, la farina. Quindi la farina. Usate farina. Si parte da di lì.
Quindi una farina, abbiamo usato una farina italiana. Assolutamente del sì. territorio e soprattutto con pochissimo glutine. Cosa che quindi oggi un impasto semplice e al giorno d'oggi va bene. Allora, a questo punto, Vincenzo, non ci resta altro che provare. Assolutamente, Cristina, a te l'onore, Cristina. Sicuro? Guarda, assolutamente allora sì. Scenderà quella... Scenderà il formaggio. Madonna, che profumo! Tu prima dicevi Sofia Loren, io non sono Sofia Loren, però come diceva lei... Siete due bellezze diverse, quindi bisogna solo mangiare. Buon appetito! Buon appetito! Perché la pasta fumaiolo è così fresca? Perché utilizziamo solo ingredienti naturali 100% italiani e la conserviamo proprio come faresti tu, solo grazie al freddo. Così è sempre pronta nel tuo congelatore. Scopri e condividi il gusto della pasta fresca fumaiolo, senza conservanti, buona come fatta in casa, pronta nel banco freezer. Fumaiolo, la pasta fresca più fresca. Prova anche gnocchi, tortelletti e tanti altri formati. Ci siamo ispirati a voi per creare una polpettina tenera come un bacio. Polpettine Amadori, preparate con gustosa carne di tacchino e pollo 100% italiani. Parola di Francesco Amadori.